Recuperare una batteria senza manutenzione, sigillata impossibile da aprire senza fare danni. In modo semplice. Come prima operazione, dopo averla collegata al caricabatteria a carica lenta, togliamo la scritta sopra. Io ho aggiunto un desolfatore di poche decine di euro. Tolta la scritta sopra, vediamo 6 cerchi che corrispondono alle celle. In corrispondenza dei 6 cerchi, facciamo un buco in cui possa entrare l'ago di una siringa. A questo punto prendiamo una siringa. Io uso quella per ricaricare le cartucce della stampante. Ci serve dell'acqua distillata. 2 litri costano meno di un euro. Carichiamo la siringa e iniettiamo l'acqua distillata in ogni cella, quando la batteria è sotto carica. E stiamo mettendo l'acqua distillata. Se una cella è scarica sentirete che frigge. Possiamo metterne quando ne vogliamo. Quella in più uscirà dagli sfoghi di aria. La batteria ha oltre 15 anni. La sua resistenza interna era molto alta. È stata abbassata con il desolfatore. È una serie di carica e scarica con una lampada per auto da 50 watt. Passiamo alla parte elettrica visiva. È una batteria piombo acido, alla portata di tutti. Non c'è bisogno di protezioni in quanto rimane sigillata. Prima di poter sfiatare dal buco che abbiamo fatto, sfiata dai buchi che la batteria ha di serie. Ma non succede in quanto la tensione non supera i 14 volt. Se in questo caso fosse collegata a dei supercondensatori da 83 farad, l'acqua andrebbe in ebollizione. Quindi uscirebbe un po' di sfiato, fino a quanto non si assestano.